È il 12 maggio ed è la giornata internazionale dell'infermieristica, dove si ricorda la nascita della madre dell'infermieristica moderna, Florence Nightingale, e dove la professione ricorda a se stessa e a tutti gli altri cittadini e agli altri professionisti il senso dell'essere infermieri, che è raccolto nell'atto del caring, no? Del prendersi cura, che è questo il gesto che unisce tutti gli infermieri. Il ruolo dell'infermiere è cambiato. È molto cambiato. Negli ultimi 20 anni la professione infermieristica si è trasformata non soltanto nella parte formativa. Da più di 20 anni gli infermieri si formano in università, si formano non soltanto con percorsi formativi di base, ma anche percorsi di secondo livello, con laurea magistrale, dottorati di ricerca, master di primo e di secondo livello. Tutto questo deve riportarsi in una dimensione anche di cambiamento della parte organizzativa, no? Quindi con un cambiamento anche in quello che sono le azioni che gli infermieri compiono tutti i giorni all'interno dei loro setting e le relazioni che hanno con tutti gli altri professionisti della salute. Poi tra l'altro c'è un progetto importante, che è quello dell'infermiere che si prenderà in cura direttamente nelle loro case i pazienti. La Toscana Sud-Est è stata la prima azienda ad implementare l'infermiere di famiglia e di comunità in tutto il suo territorio, già a partire da settembre dell'anno scorso. C'è la voglia di essere vicini ai nostri cittadini, vicini in un modo diverso, non soltanto con prestazioni, ma con una sorta di accompagnamento, una prossimità e una vicinanza che li possa aiutare anche ad essere accompagnati nei loro percorsi di cura.